più dell'80% di quello che ci avanza la nostra attività è riciclabile e compostabile. Quindi l'obiettivo, il benchmark è esattamente di questa cifra. I valori così alti di raccolta differenziata si possono raggiungere quando le famiglie e le aziende sono informate e motivate. Paga di più chi produce più rifiuti. Che riduzione, riciclaggio e trattamento meccanici biologici sono i sistemi che hanno un minore impatto ambientale rispetto all'incenerimento con recupero energetico, la cosiddetta termovalorizzazione. Su questo non ci sono dubbi. Ecco, quello che propongo, perché ancora non è così con modo chiaro, è che questo, il Palazzo Verde, che chi non lo sa, nel Palazzo dell'Abbondanza in Via del Molo, sia la sede di un nuovo osservatorio permanente della Rumenta. Cioè un osservatorio che a questo punto monitorizzi in modo costante quanto quelle politiche di riduzione che si sono lanciate sono efficaci realmente. E deve appunto rafforzare queste scelte, che una famiglia che fa compostaggio domestico sottrae dal ciclo dei rifiuti il 20% dei suoi rifiuti. A oggi a Genova ci sono già 3.600 famiglie che hanno chiesto all'AMIU lo sconto che il Comune gli riconosce facendo compostaggio, peraltro riconosciuto anche se lo fanno su un terrazzo. E la Rumenta riciclata bene vale molto di più di quella gasificata. E questa cosa non è un'espressione di sentimenti, è un dato reale. Un chilo di tappi riciclati che sul mercato sono 31 centesimi. Se invece sono lattine, i centesimi sono 42. Allora, un chilo di petrolio qualche mese fa valeva 55 centesimi. E il recupero energetico? Se azoto e l'anidride carbonica vengono in qualche modo sottratte con tecniche che già esistono, abbiamo del biometano. Purificato e compresso può essere immesso direttamente nella rete di distribuzione del gas. Ricordo che l'assessore del comune di Capannori è campione della differenziata, perché loro hanno raggiunto al momento l'82% di differenziata. È importante e fondamentale costruire partecipazione e progettualità su questi temi, perché di fatto stiamo consumando circa un terzo di più di quello che ci possiamo permettere. Se guardiamo tutta la filiera del materia e non del rifiuto, tutta questa filiera ha un peso di circa il 50% sull'impatto umano sull'ambiente. Riciclando tutti i materiali possiamo reinserirli quindi nei cicli produttivi. Questi velocemente, sinteticamente, sono i costi del 2004, 3.100.000 di euro di spese di smaltimento dei materiali. Nel 2010 il costo di smaltimento è sceso a 1.500.000, quindi abbiamo dimezzato. Quel 1.500.000 di risparmio che ogni anno otteniamo lo investiamo in 50 operatori che abbiamo assunto. Ci sono enormi opportunità in termini sociali, occupazionali, ambientali, ma anche politici, cioè creando le opportunità di partecipazione e di sensibilizzazione. Noi abbiamo provato a mettere i rifiuti prima nella terra e queste sono le discariche, poi abbiamo provato a metterli nell'aria e sono gli inceneritori. Se si pensa appunto che incenerire riduca il problema, in realtà ci sono ceneri, scorie, ci sono polveri pericolose, ci sono soprattutto 6.000 metri cubi di fumi, quindi va a produrre gas clima alteranti. Purtroppo i rifiuti, oltre a essere messi nella terra e nell'aria, sono stati messi nel mare. Il concetto è tutto quanto: politiche di prevenzione, come è stato detto, e riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e poi in fondo pagare i rifiuti per quanti se ne producono. È il modo con cui le politiche di prevenzione entrano davvero ad essere efficienti. Il primo elemento è l'efficienza, ma anche la responsabilizzazione. L'altro dato fondamentale sono le competenze. Diciamo, l'amministrazione dei beni comuni oggi non si può più fare al chiuso delle stanze. Oggi la partecipazione, la trasparenza totale, il confronto continuo con la cittadinanza attiva, con le associazioni, è fondamentale, con un'attenzione straordinaria, particolare al tema dell'etica. Questo è, secondo me, l'ottica nel quale può essere guardato il medio termine davanti a noi. C'è molto da fare valorizzando al massimo i primi passi che sono stati compiuti. Sono degli strumenti importanti per fare crescere la consapevolezza dei cittadini e poi passare a politiche concrete. Esistono alcuni esempi assolutamente positivi, bisogna generalizzarli. Le amministrazioni comunali e quindi anche quelle di Genova si troverà di fronte al dover gestire il tentativo di mantenere una presenza significativa pubblica mentre c'è una spinta alla liberalizzazione, alla concorrenza, in ambiti in cui sicuramente il parametro dell'utile d'impresa non può essere l'unico parametro, nel senso che il ciclo dei rifiuti ha visto esperienze
dalle malavitose alle efficienti in termini economici, ma non necessariamente le ottimali per l'ambiente, il fatto che è ancora possibile fare più informazione. Credo che ad esempio il Comune possa provare a fare delle cose d'intesa con le scuole, proprio di sensibilizzazione dei più giovani, perché siano loro ad acquisire da subito una cultura del riciclo. E poi ancora tre parole chiave. La prima, competenze. Un altro punto dedicato. E questo discorso della partecipazione sarà faticoso ma assolutamente necessario. Una partecipazione che ovviamente dobbiamo condurre senza che ciò significhi bloccare le decisioni. L'ultima questione, la trasparenza assoluta, la chiarezza sul fatto che si opera per il bene comune. Ecco, secondo me il clima deve cambiare in tutto il paese e noi nel nostro piccolo abbiamo la possibilità di contribuire a farlo cambiare un po' anche a Genova, per farlo cambiare nel paese, ed è questo che ci deve vedere impegnati. Vi ringrazio.